cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35. Buon pomeriggio da Asia, cartomante, lottologa, numerologa. Oggi vogliamo parlare veramente un pochino più a lungo del lotto, no? Perché mi dicono, magari mettono scritto Asia lottologa, dice poi parli molto poco del lotto. Beh, innanzitutto io devo sempre ringraziare infinitamente le carissime le carissime amiche che mi mandano veramente con le vincite, no? Innanzitutto perché sono felice che così possiate vedere anche tutti voi che veramente si può vincere. Certo, non sono grossissime cifre, però questa settimana ho avuto addirittura una grande soddisfazione veramente personale su un'altra cosa che poi vi dirò dopo. Allora, innanzitutto ringraziamo la signora Assunta, che io avevo dato gli azzerati alla nazionale. Io avevo dato il 10, l'80 e il 90 come azzerati. Beh, è uscito il 10 e il 90, che poi c'è uscito il 70 invece che l'80, però ha preso un ambo su terno la signora Assunta, questo, e ha vinto 380 euro, che non sono pochi. Io adesso non so quanto ci possa spendere o meno. Poi la signora Monica, anche lei, avevo dato delle previsioni, no? Con questo 75 ritardatario a Firenze, e avevo fatto delle previsioni. Avevo dato il 75, il 23 e il 56. Beh, è uscito il 23 e il 56, il 30.07. Ciao, chi sei? Ciao, sono Serena. Ciao, Serena. Ciao. Allora, Serena, ti chiedo una gentilezza, di che segno sei? Allora, io sono acquario. Quanti anni si possono dire? Dalla voce certo, sì. 40 anni. 40 anni acquario. Dimmi, come posso aiutarti? Allora, volevo sapere sull'amore. Una novità. Se vedi un ritorno. Allora, se c'è un ritorno, mi puoi dire il nome, il segno e gli anni? Certo. Allora, lui si chiama Luisi, è un cancro ed ha 38 anni. Mi parli di un ritorno, no? Ma la vostra era una relazione extra o era un coppia? Sì, lui è impegnato. E tu libera. E io libera. E allora adesso andiamo a vedere se Luigi c'è questo ritorno. Da quanto vi siete? Un anno. E in questo anno nessun contatto, lui niente? personalmente no. No, tramite gli altri. Vediamo un pochino. Sinistra, centro o destra? Sinistra. Da parte del cuore. Sempre. Beh. Che poi mica è vero sto discorso della sinistra da parte del cuore, eh? Perché il Non è nostro, vero? no, perché il nostro cuore è al centro, è la punta che è Brava, è verso la vero. sinistra. Allora, andiamo a vedere Luigi che cosa ha intenzione di fare, se ha voglia di far qualcosa. Allora, ma sei stata tu a chiudere questa situazione? Sì. Brava! E adesso lo vuoi? No, ma cioè la mia non era più un senso di chiusura, nel senso. No, di metterlo alla prova, che lui ha preso subito la palla al balzo. Ecco, si vede, allora non aveva le cosiddette palline per farlo lui. Sì, in qualche modo succede quasi sempre così, no? Che ti portano magari a questa decisione, no? Perché
vedo semplicemente il blocco da parte tua. Era questo, ecco perché te l'ho detto. Allora, Luigi, se parliamo di a livello sentimentale, di interessante verso di te, ancora ci sono questi, diciamo, strascici, vogliamo chiamarli, perché abbiamo veramente l'otto di coppe che rappresenta veramente i sentimenti. Azioni da parte, di Luigi? C'è Sì. ancora la carta dell'attesa, te lo dico già in partenza. Perché abbiamo questa carta, lui dell'appeso, in una. L'appeso cosa significa? Significa semplicemente che è una situazione che per lui la sta vivendo già male, questo allontanamento. Però, come hai detto tu, effettivamente non ci sono forse gli attributi necessari per avere il coraggio di riprendere questa situazione. E in più c'è un'altra cosa che ti devo dare l'annuncio. Lui stranamente si aspetta qualcosa da te. Ma questo lo sapevo io, eh. È un Ah, anno che lo sto vedendo, cioè tu lo lo vedo, vedo sapevi? quello che fa, vedo tutte le provocazioni, ma io non mi muovo perché io sono stanca. Tu lo sapevi, io l'ho saputo adesso dalle carte. Ti dico, Lo so, lo so. semplicemente che lui questa situazione si è messo, o tu l'hai messo, o lui si è voluto mettere, perché è un po' un insieme di queste cose, e come dire, le decisioni che hai preso tu, lui, io l'ho fatta come battuta prima che ha preso la palla al balzo. Però in qualche modo era un momento che lui non le sapeva assolutamente gestire. E la decisione che hai preso tu, lui ne ha preso atto, punto, che è questo. Adesso andarla a recuperare già era difficile prima per lui. Andarla a recuperare gli è ancora più difficile. Quindi sta fermo. Sta fermo e si aspetta qualcosa da te. Te lo dico già in partenza. Se potessi, Asia, gliene darei talmente tante, ma tante. Tesoro, non diciamo le bugie perché tu le daresti tante, però se stiamo a parlare qui io e te di lui, Lo vuol dire semplicemente che ancora tu a questa persona ci tieni, che so, certo. dopo tu ci possa tenere perché è una ripicca, perché veramente c'è un forte sentimento, questo è un altro discorso, però. Tu ancora ci tieni tantissimo a questa situazione. È vero, Oh, Asia, ecco, sì. allora perciò ti dico, per quello che ti consigliano le carte, no? Poi chiudo perché ho anche un'altra chiamata, sono in diretta e non posso trattenermi molto. Magari ne parleremo in privato se tu mi chiami e possiamo guardarlo meglio. Io il consiglio che ti posso dare, questa situazione, sia che da una parte che dall'altra, prova a fare qualche azione. Questo è il consiglio che ti posso dare. Dici? Sì. Ma non è che lo faccio più convinto di quello che è Asia. Perché guarda, lui su di me è Ah, convintissimo. lo so, l'ho visto. Capito? Gliel'ho date troppe vinte. Senti tesoro, io ti chiedo scusa, mi dispiace tantissimo interromperti qui perché ti ho detto sono in diretta. Chiamami in privato, ne parliamo e ti posso dare anche l'indicazione come poter fare, neanche direttamente, magari come dire per vie traverse. Va bene, perfetto Asia, io per ora ti Grazie ringrazio. tanto a te, veramente. Un bacione grande Asia, Grazie, ciao. grazie tesoro. Ciao, 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 buon ciao. proseguimento, ciao, ciao. Grazie. Allora, carissime amiche, chiamatemi allo 07 73 49 35 05. Oppure all'899 36 10 15, che così anche la nostra carissima amica, se mi chiami in privato, possiamo valutare un pochino meglio, perché in 3 o 4 o 5 minuti non si può fare un quadro così bene. Poi torniamo ancora a parlare dell'otto, perché vi stavo dicendo che ho una bellissima cosa da annunciarvi, che piccola soddisfazione che a me onestamente io lo faccio sempre per me, ma non ho mai sta fortuna. Avevo fatto delle previsioni, praticamente due colonne per il Superenalotto, no?
con una cliente, con le date sue, con numeri suoi o meno, avevamo estrapolato queste due colonne da giocare al Superenalotto, che è impossibile fare delle previsioni per il Superenalotto. Beh, carissime amiche, ha fatto 4. 4. Io adesso non so quanto possa aver preso o meno. Io il Superenalotto addirittura vado lì, il ricevitore, e dico, me ne prepari una perché veramente è da gioco. Perché non c'è una possibilità di prevedere che numeri possono uscire al Superenalotto. Però, magari facendo un giro di carte, vedere se al momento della vostra fortuna con dei numeri vostri, si può. Ciao, chi sei? Ciao, sono Simonetta. Ciao Simonetta. Allora, sono nata il 28164. 28164, un acquario. Sì. Dimmi. In Voglio sapere dell'amore. generale? Se trovo qualcuno, se ne avrò qualcuno, ecco. Ah, ecco, se trovi qualcuno, andiamo a vedere. Vediamo un momento, ma tu sei single? Separata e sola da 8 anni. Sì. Dal modo come l'hai detto, dice felicemente separata. Sinistra, centro, destra. Ecco, Centro. allora vediamo un pochino se quest'amore arriva. Forse ce ne sono troppi. Persone che forse valgono poco la pena di prendere in considerazione. No, forse non li vedo, non lo so, nessuno si fa avanti, insomma io voglio i fatti, non. Sì, allora qui parlando sentimentalmente abbiamo ancora carte un po' ferme nel senso, st'asse di spadi con l'imperatore e il re di bastoni, diciamo cavalieri, che potrebbero portare più che amore dolori, niente del di più. Sta carta della morte che è appena sotto ci fa ben sperare con quella che è la ruota della fortuna, no? Su. La ruota della fortuna sta sull'amore, sia sul 3 di coppe che sul 7 di coppe. La carta della morte noi sappiamo benissimo che è un cambiamento, no? È una rinascita in questo senso, verso un cavaliere di denari. Allora, questo cavaliere di denari con la ruota della fortuna, ti dico che è qui in cammino, chiamiamolo così, a breve. Una bella persona, poi tra l'altro, no? Mentre invece questi personaggi che sono in prima fila lasciano un pochino il tempo che trovano. Sono quelle situazioni che cercano, mi capisci che, ma poi a stringere. Questo cavaliere che finalmente, come si vuol dire, la rinascita, il cambiamento o meno, è una persona però che tu conosci. Brava. Beh. Ma volevo, vabbè, sì, ho capito, però, cioè io volevo chiederti quando ci sarà questa Allora, fortuna, quando si farà avanti. ecco, questa persona che tu conosci, che si farà avanti, per quello che non le prendere alla lettera, mi raccomando i tempi, perché le Sì, carte, lo so. ecco, io ma massimo che ti darei, massimo, settembre, massimo che ti darei. Parliamo già del periodo qui di agosto, fine agosto. Ma questa Io persona. sto aspettando, io lo so, ma sto aspettando, non mi faccio avanti io assolutamente. No, ma non ti devi fare avanti perché qui non è che mi indicano le carte a dirti ma datti una mossa, fai qualcosa, fatti notare o meno. Brava, brava. Assolutamente viene fuori proprio centrale che poi questa persona può portare veramente dei grandi, grandi cambiamenti nella tua vita. Poi Sì, lo so. naturalmente un Beh, rapporto. dopo tanta sofferenza credo che Dio ha guardato giù, no? Sì, ma Io dico, più che altro credo che ci abbia guardato lui giù. no? Più che Lui, Dio. sì, Dio abbia guardato giù, ho detto, Sì, infatti lui ma giù. anche lui, il cavaliere.
Ah, guarderà giù, non solamente Dio. non me l'aspettavo, non pensavo di Ecco. meritarmi tanto, ma credo di meritarmelo alla fine, perché Ma insomma, sicuramente perché dovresti le persone che si meritartelo? comportano bene, credo che qualcosa di buono Ma possa guarda, arrivare. io dico sempre, non sarà oggi, non sarà domani, Ma ma non... arriva. Oh, è questo. L'importante è comportarsi bene, Esatto, hai detto la secondo cosa giusta. me. Guarda, in effetti è come dire, è il tuo momento, il Sì. cambiamento. E tra l'altro una bellissima persona. Comunque sei bravissima, complimenti, eh. Grazie, Ci grazie, sentiamo grazie. ancora. Benissimo, ti aspetto in privato, che così lo vediamo veramente questo cavaliere che si deve... Sicuramente. Buon Va... lavoro. Grazie, grazie amore. Ciao, grazie a te. Grazie, Ciao, ciao. grazie, ciao. Allora, carissime amiche, io anche per oggi ho finito. Chiamatemi, chiamatemi sia per quello che riguarda la cartomanzia, per quello che riguarda il lotto. Perché torno a ripetervi, ci sono, voi avete magari dei numeri migliori delle mie previsioni che io posso sviluppare, guardare per poter giocare. Vi aspetto allo 0773 49 35 05 oppure all'899 36 10 15. Ciao, vi aspetto. Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35.